compagnia del match winner Andrea Ciolli, una rete pesantissima, abbiamo rischiato poi anche di raddoppiare o addirittura triplicare, la palla non è entrata, però insomma contava vincere e l'abbiamo fatto. Sì, l'importante era il risultato, sbloccarci, perché è un periodo che comunque creiamo tanto ma non riusciamo a far gol, credo sia solo un momento passeggero, perché il lavoro che facciamo in settimana è un lavoro intenso, lavoriamo sempre a mille per cercare di fare bene. È un momento in cui anche oggi c'è stata la dimostrazione, facciamo un po' fatica a far gol, ma ripeto, è un momento e proseguiamo con questo risultato positivo che ci darà sicuramente un'iniezione di fiducia e continuiamo a lavorare su questa via. Senti, questo Grosseto, guardando in proiezione futura, con l'ingresso probabile nei titolari di Invernizzi e poi di un giocatore come Isa, non può che crescere. La mia idea è che oggi a centrocampo con Gorelli la squadra aveva più fisicità, tant'è che Berretti ha potuto giostrare meglio e distribuire molti più palloni. Sì, abbiamo una rosa comunque importante, ora hai citato due giocatori importanti che sicuramente ci daranno una mano, stiamo facendo comunque bene tutti, abbiamo qualche defezione purtroppo in questo momento, ma credo che anche oggi si sia visto il gruppo è forte, siamo riusciti anche a tirare fuori una bella prestazione oggi nonostante le assenze, perché comunque Boccardi è fuori, Faenz era fuori, i giocatori comunque per noi in questo momento erano fondamentali. Siamo tanti, siamo tutti uniti, questo è l'importante, nelle difficoltà riusciamo a venire fuori, perché non era facile dopo aver giocato una partita, la prima di campionato in casa, una partita in quel modo, aver perso, siamo andati comunque a fare un risultato positivo in Coppa e venire qua su questo campo non era facile, siamo stati bravi sicuramente. Campo ostico, perché questo nella sua storia in 6 incontri, 3 in casa e 3 fuori, non aveva mai vinto contro la Larcianese. Eh sì, anche oggi è stata dura, ce la siamo sudata, perché comunque loro sono una squadra, mi ricordavo anche l'anno scorso, una squadra tosta, una squadra che comunque fanno battaglia, diciamo, e siamo contenti perché è un'iniezione di fiducia in questo momento, ci sono state anche giustamente, dico, delle critiche, perché perdere magari la prima di campionato c'era tanta aspettativa, ma noi siamo una squadra che lavora e crede nel lavoro che facciamo, lavoriamo bene, lavoriamo benissimo in settimana, prepariamo bene le partite, anche il gol non è stato un caso, perché comunque lavoriamo tanto anche sulle palle inattive, non lasciamo niente al caso. Di conseguenza siamo contenti, sono contento personalmente, ma soprattutto per la squadra, perché questi ragazzi danno tutto, io sono contento di tutti e sicuramente sono sicuro che faremo bene. Grazie mille.